Siamo al Museo Maxi, il Museo delle Arti Contemporanee del XXI secolo, dove è stata presentata in conferenza stampa una nuova trasmissione televisiva che andrà in onda su Rai 3, ideata e condotta dal critico d'arte Achille Bonito Oliva. In conferenza stampa presenti anche il direttore di Rai 3, Andrea Vianello, e l'onorevole Giovanna Melandri. Fuori quadro, in onda dal 16 febbraio per 12 domeniche, svilupperà un tema di volta in volta per cercare di far comprendere la complessità dei linguaggi contemporanei attraverso mostre e incontri tra il critico d'arte e artisti, architetti, direttori dei musei, collezionisti e galleristi. Il ruolo della politica è quello di rispondere ai problemi, ma l'arte serve a stimolare domande sulla realtà e il programma cercherà di attivare reazioni comportamentali che la TV di solito anestetizza. L'arte è infatti il massaggio al muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva, sottolinea poi ancora una volta il noto critico padre della transavanguardia. Fin da piccolo ho avuto un narcisismo esplicito, e credo che il narcisismo sia il motore ecologico della vita di tutti. È solo che un narcisismo che ha bisogno di uno specifico. E l'arte contemporanea è il frutto di una catena di molteplici narcisismi e di molteplici professionalità. Quindi vedrete anche le interviste, i dialoghi con gli artisti. Gli artisti non sono solo dei manovali dell'immagine, pensano, parlano e sviluppano dei concetti. D'altra parte, c'era già Leonardo da Vinci che l'arte è cosa mentale. Achille Bonito Oliva, parte questa nuova avventura su Rai 3, Fuori Quadro, una trasmissione televisiva che è stata definita innanzitutto di formazione e non di informazione. Riuscirete a dimostrare, tra le tante cose, che l'arte serve e non sparecchia, per fare una tua citazione? Sì, ma attraverso anche un metodo inedito, che non è quello della spiegazione paternalistica, ma quanto quello di proporre una trasmissione performativa capace di coinvolgere, di creare un inciampo anche nello spettatore e dunque implicarlo, come dico, in termini polisensoriali, dove l'emotività si accompagna alla ragione, dove la ricerca e la conferma di un'idea di bellezza in eterna trasformazione in una società moderna e post-industriale come la nostra.